Presidente Mucchi, quali sono i principali servizi che il fondo eroga alle 15 casse rurali trentine? Il fondo comune è una componente importante di tutte quelle che sono le società che oggi offrono servizi alle casse rurali trentine. Le casse rurali non possono più, come era possibile viceversa una volta, agire in autonomia, poiché l'economia oggi è mondiale e per svolgere le attività sui singoli territori, nelle valli, ma anche nelle nostre città, è necessario essere collegati a delle società fornitrici di servizi. Il gruppo Cassa Centrale Banca è chiaramente per le casse rurali il punto di riferimento principale, perché attraverso il gruppo possiamo ottenere tutti quei supporti bancari, fiscali e legali che sono necessari giorno per giorno per mantenere l'aggiornamento e quella visuale che è necessaria ormai al di là dei confini territoriali. Il Fondo Comune è il maggior azionista di Cassa Centrale Banca e perciò le casse rurali trentine hanno inteso investire direttamente sul controllo e sulla partecipazione del gruppo Cassa Centrale Banca, ma anche unitariamente attraverso il fondo comune che vede raggruppate le 15 casse rurali sotto la stessa egida e che unitariamente a quanto possono fare singolarmente, anche in forma unitaria, riescono a portare la propria voce all'interno del gruppo, voce che poi viene tramutata in servizi specifici, come si diceva, che le banche usufruiscono direttamente dal gruppo. In termini unitari, invece come mission, come mandato, le casse rurali ottengono dal fondo comune, oltre che questa importante azione di politica bancaria, il sostegno sul marketing e perciò tutte quelle che sono le iniziative che nei territori vengono svolti possono trovare, oltre a quanto le singole casse rurali già fanno e possono fare da sole, anche un ulteriore supporto da quello che è il fondo comune che costruisce, gestisce le forme e le modalità affinché ogni iniziativa possa riuscire al meglio e che il Trentino possa percepire anche la presenza costante delle casse rurali unite tra loro, poiché tutte fondate sulla stessa base, quella della partecipazione territoriale. Bene, nel corso della prossima videointervista parleremo dei rischi di spersonalizzazione che il digitale può portare. La saluto. Grazie, saluto lei.